Ragazzi, qui è il Casti, ben ritrovati signori in questo nuovo video, il terzo episodio della carriera pilota su Valentino Rossi The Game. Ragazzi, abbiamo appena fatto il drift e ora ragazzi ci saranno in questo episodio due gare, quella di Sepang e quella di Valencia, ragazzi. Quindi intanto andiamo subito a Sepang. La difficoltà, ragazzi, l'ho messa realistica e però invece di fare solo gara, stavolta faremo qualifica e gara per rendere le cose più polpose. Ok, signore, dobbiamo stare concentrati ovviamente, non sbagliare frenate e nulla. Però mi pare che il circuito di Malesia è un circuito molto lungo, quindi ci sarà 2 minuti per un giro di qualifica. Già qua abbiamo sbagliato qualcosa, ho sbagliato la frenata, però non ci fa niente ragazzi, riprendiamolo. Col fatto che c'è la pioggia non riesco sinceramente a guidare molto bene. Ok, vai, mettiamo la frenata. Ok, beh, casco rosso, questo è normale, il primo è sempre casco rosso quando non ci sono altri tempi e siamo noi i primi a scendere in pista. Ok, stiamo guidando troppo male ovviamente ragazzi, devo abituarmi al circuito, è chiaro. Questa è una curva ragazzi, per questo c'è la traiettoria, infatti come potete vedere poi sparisce, occhio qui, sto ammazzando. Questa ragazzi dovrebbe essere la curva 11, sì, la curva 11, che okay. Accompagniamo la frenata. Veramente quando c'è la pioggia ragazzi è una rottura di palla allucinante, potete capire. Ok, buttiamoci sulle rettilinee, abbiamo fatto un tempo molto alto ragazzi, sicuramente arriveremo sui 2.20, sì. 2.20 sicuramente. Ovviamente siamo in moto 3 ragazzi, è normale, se in moto GP lo fanno su circuito in 2 minuti, in moto 3 è chiaro che i tempi si alzano 20 secondi di più. Andiamo 14, quindi ma anche sopra i 2.20, sì, sopra i 2.20, 2.21, 827 detto. Vabbè ragazzi, faccio un altro giro e poi ci rivediamo. Niente ragazzi, non siamo riusciti a migliorare, 22.417, torniamo in box. Cioè ragazzi, siamo primi, abbiamo fatto il giro veloce, siamo primi a 2 secondi e 3 ragazzi e siamo in difficoltà realistica. Mamma mia signori, siamo delle potenze. Via signori, si parte il principale, parte primo signori. Partiamo primi, cerchiamo ovviamente di non farci superare, attenzione perché già subito ci vogliono insidiare alla prima curva. Attenzione, stiamo attenti. Stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti a non... Ok, ok, impostiamola bene questa curva ragazzi e buttiamoci poi sul curvone, ci porta direttamente al traguardo signori. Occhio, qui abbiamo fatto un lungo inutile girandoci dietro. Ok, abbiamo già preso un po' di distacco, però ci hanno recuperato dopo quel lungo. No, ci sono dei sorpassi dietro, speriamo non si ammazzi nessuno, però l'importante ovviamente è che non ci ammazziamo noi ragazzi. Stiamo facendo una gara straordinaria. Ovviamente forse mi sto rendendo conto che pure la difficoltà realistica che c'era in MotoGP 15, anche questa qua, una volta che uno si è abito, però ragazzi non sto giocando in realistica come avete potuto vedere anche voi. Quindi siamo primi signori, siamo al comando incredibilmente. Gestiamola. Ok, perfetto, 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 perfetto. Ok, prendiamo il curvone,
Scusate se non parlo, ma sono veramente concentrato. 2 secondi e 9 da Bulega, signori. Siamo solo al primo giro, stiamo spingendo come i cani. Incredibile. Numero 90, signori, davanti a tutti, il principale. 2:25.709. Quanto dura un giro, signori? 3 secondi e 3. La penale abbiamo fatto addirittura il giro veloce. Ok, a me stiamo benissimo. Buttiamoci sul curvone. Tra l'altro, ragazzi, ecco, per tenervi un po' di compagnia mentre vi guardate il gameplay, praticamente, oltre ovviamente ho deciso di aumentare la difficoltà realistica perché è in difficile, mi sono reso conto che è addirittura che è facile, ovviamente come abbiamo voluto vedere nel primo episodio. Ora sto giocando in realistica, ragazzi, ma come potete vedere non cambia nulla, però ve l'ho detto, cioè sono molto bravo a questi giochi perché ho giocato veramente tanto a MotoGP 15. Quindi è normale anche trovarmi in queste posizioni, ve l'ho detto anche nel primo episodio, proprio il primo episodio, quando, perché vi ho detto che quando giocavo a MotoGP 15 arrivavo sempre prima in difficoltà realistica e non c'era mai storia per gli avversari. Ora qui affrontiamo il curvone, sono andati un po' larghi, abbiamo fatto un errore, però tra l'altro abbiamo un vantaggio rassicurante, ci permette di stare più tranquilli. Ok, affrontiamo questa, la curva 11, non voglio dirvi perché me la ricordo benissimo, sono sicuro che lo sapete anche voi. Ok, ok, andiamo sul rettilineo, signori, praticamente li abbiamo già lasciati, avremo sicuramente un vantaggio di tipo 10 secondi sicuro, siamo al secondo giro. Incredibile. Ok, mettiamoci sul rettilineo. Siamo arrivati sul traguardo in 2:21.426, cioè addirittura abbiamo fatto un giro più veloce di quello della qualifica. Mamma mia. Stiamo proprio spingendo tantissimo e ci apprestiamo, ragazzi, a compiere l'ultimo giro. L'ultimo giro che poi ci permetterà di agguantare la vittoria, signore, una vittoria meritata, cioè abbiamo fatto veramente la pole con un giro, e dato, ragazzi, che il secondo giro è stato inutile, d'ora in poi farò solo un giro di qualifica e poi andremo direttamente alla gara. Ok, perfetta. Okay. Ok, signori, curve finali. Ok, ci siamo, signori, ci siamo. Siamo per agguantare una vittoria incredibile, signori. Incredibile. Abbiamo lasciato a piedi in difficoltà realistica. Ora, ragazzi, tra l'altro cambierò lo stile del pilota, lo faremo il più figo di... No, no, signore, non ci credo. Una caduta. No, no, non ci posso credere. Non ci posso credere. Mi sono distratto un attimo. Dio santo, ci sono arrivati addosso. Dio santo, ci sono arrivati addosso. Oddio, 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 cerca di prendere, ok, perfetta. Mamma mia, ragazzi.
Cosa abbiamo combinato? Cosa stavamo combinando? Abbiamo vinto, ma ho preferito non utilizzare il rewind per correttezza. Mamma mia, abbiamo un vantaggio tale. Mamma mia, signore. Mamma mia. Vinciamo il Gran Premio della Malesia, signori. Ma che rischio, ragazzi. Che rischio. Mamma mia.